Bene, vediamo adesso iMovie in azione per creare dei trailer. Le funzioni sono estremamente semplici e permettono, tramite dei template, diciamo così, dei modelli già predefiniti, di costruire in modo molto accattivante dei trailer sul modello delle pubblicità dei film o delle presentazioni dei film. Bene, vediamolo all'opera. Bene, l'app è la stessa per creare i filmati, si chiama iMovie, viene lanciata l'app e quando si tappa sul segno più per creare un nuovo progetto abbiamo l'opzione tra un filmato e un trailer, in questo caso scegliamo un trailer. A questo punto abbiamo tutta una serie di modelli di trailer già pronti, ne vediamo uno, ad esempio questo è il trailer Adrenalina, come vedete è un filmato di 1 minuto e 4 secondi, quindi estremamente breve, dove ci sono scritte immagini predefinite che noi andremo a sostituire. Ce ne sono diversi di modelli, per esempio c'è il modello, che ne so, racconto, eccolo qua, che potrebbe andare bene per il nostro caso in quanto vogliamo creare un trailer del viaggio di istruzione a Barcellona appena fatto dai ragazzi. Allora, una volta individuato il trailer che a noi interessa, tappiamo in alto a destra su Crea. A questo punto viene predisposto il nostro trailer. Noi abbiamo semplicemente due schede, la scheda struttura e la scheda storyboard. Nella scheda struttura andremo a sostituire i vari nomi, le varie scritte che compaiono nel trailer. Quindi il nome del filmato, che ne so, lo possiamo chiamare Barcellona 2015, il nome del filmato, che a destra vediamo subito l'anteprima. Il nome dello studio, racconto di un viaggio, vorrà andare bene, anche lo stile di un logo. Regia classe quinta A, che è il nome della classe. Mettiamo magari pure la sezione CAT. Il montaggio, qui possiamo mettere i nomi degli studenti che hanno effettuato il montaggio. Giulio Rossi, Franco Bianchi. E così via, produttore esecutivo, il nome della scuola, direttore della fotografia, qui adesso non metto tutto per motivi di tempo, però possiamo Rosa Belli e così via. Sempre nell'anteprima vediamo come queste cose compariranno. E in questo modo possiamo riempire tutto quanto questa schermata della struttura, che saranno le scritte che compariranno nel nostro trailer. Poi andiamo allo storyboard, qui è molto semplice, vediamo proprio l'elenco delle scritte che appariranno e delle immagini. Allora, quest'estate, magari, ecco, racconto di un viaggio lo possiamo lasciare. Quest'estate possiamo scrivere, che ne so, aprile 2015, e andiamo a selezionare una foto da mettere. Allora, magari qui possiamo prendere, che ne so, la foto dell'aereo. Ecco, abbiamo una foto con l'aereo di quando siamo partiti. Poi dopo qui, invece che una famiglia viaggerà, occhio sempre all'anteprima, possiamo mettere, che ne so, una classe si saluta dopo 5 anni, cosa più banale che ci è venuta in mente. Nella scritta sotto possiamo scrivere visitando la Spagna. Ok. Paesaggio, anche qui prendiamo una foto, che ne so, le fontane. Ecco. Abbiamo sbagliato e possiamo cancellarlo. Dalle foto possiamo prendere una vista di Piazza di Spagna. Ecco, questa va bene. Dopodiché, qui possiamo fare delle inquadrature su due persone e sul gruppo. Adesso due persone qui, francamente, non ce la prendiamo questa foto. E sul gruppo prendiamo il gruppo della classe. Eccolo qui. Scritta successiva: per scoprire bellezze e culture antiche. Allora. Per, che ne so, scoprire una bella e famosa città. Va bene? Che ne so, studiata durante l'anno. E così andiamo avanti. Qui abbiamo un altro paesaggio, possiamo mettere, che ne so, una casa di Gaudì. Qui possiamo mettere una foto della Sagrada Famiglia, qui possiamo mettere un'altra casa di Gaudí, Casa Batlló e così via. Adesso non vado avanti, ma è molto chiaro come si procede. A questo punto si esce dal programma e possiamo vedere tranquillamente il nostro anteprima.
Eccolo qua, modello trailer. Appariranno tutte le scritte come noi le abbiamo messe nelle nostre foto. Aprile 2015, il nostro aereo. La classe si saluta, insomma, le scritte che abbiamo messo, ci sono errori, possiamo tranquillamente cambiarle, cambiare le scritte, possiamo sostituire le foto, vedere l'effetto, in modo molto molto semplice creare un trailer che della durata di 1 minuto, che può presentare in modo così accattivante, in questo caso un viaggio di istruzione, ma qualsiasi un racconto di qualsiasi attività didattica ne possiamo fare. Ebbene, con questo video abbiamo così completato la parte nell'utilizzo di iMovie, che è questa applicazione estremamente semplice che permette di creare filmati oppure trailer. Ecco, chiunque è in possesso di questa app, che come ricordo fa parte della dotazione così gratuita di qualsiasi iPad, in realtà esiste anche per iPhone, però nell'iPhone diventa un pochino più problematico per via delle dimensioni poterla utilizzare. Bene, chiunque ha a disposizione un iPad può tranquillamente provare a realizzare un filmato, un trailer, magari con il proprio materiale didattico oppure utilizzando fotocamera del tablet, fare delle riprese o delle foto in un'attività didattica di una giornata tipo e montare così questo filmato in pochissimo tempo. Grazie e al prossimo video.